Allora, Luca Giaroni, allenatore del Seregno, cosa diciamo? Un punto guadagnato? Qualche rammarico per il gol fantasma alla fine? Cosa possiamo dire? No, devo dire che è un punto bellissimo, perché come ho detto ai ragazzi all'inizio della partita, prima di iniziare, per noi questo è un nuovo inizio. Siamo rimasti senza la nostra pista per un mese, abbiamo fatto fatica con gli allenamenti. Da questa settimana siamo rientrati e adesso non possiamo far altro che migliorare nelle prossime partite. Quella di stasera è stata, secondo me, una bella partita fra due belle squadre, perché lo Scandiano è veramente una gran bella squadra. Ma io direi che il punto è anche giusto stasera, per quello che si è visto in pista. Non so poi se effettivamente alla fine fosse gol o non gol, ma poco importa. E ti dico che onestamente avrei detto le stesse cose anche se fosse finita in maniera diversa. Se anche fosse finita 2-1 per lo Scandiano, sarei stato lo stesso soddisfatto di quello che stasera veramente la mia squadra ha fatto in pista. Senti, noi abbiamo visto un Seregno che tira tanto, ma tiri forse poco convinti e poco pericolosi nella maggior parte delle occasioni. Cosa manca per fare gol? Ma non è che non è cosa manca, secondo me è solo una questione di allenarsi, lavorare su quelli che sono i concetti che voglio portare io alla squadra, su quelle che sono ovviamente le situazioni di gioco, tiri compresi. E secondo me, come ti ho detto prima, adesso allenandoci regolarmente qua a Seregno sulla nostra pista non possiamo far altro che migliorare. Sono contento perché i ragazzi stasera veramente hanno fatto una grandissima partita. E la cosa che ho detto loro adesso, si devono rendere conto che sono forti e quando se ne renderanno conto daranno del filo da torcere a tanti in campionato. Hai schierato 8 uomini di movimento, vuol dire che è una panchina lunga. Quanto può essere importante in campionato? Può essere molto importante perché innanzitutto perché comunque tutti e 8 meritano di giocare per come stanno lavorando, per come si stanno impegnando in allenamento. Teniamo conto che ci sono anche altri ragazzi che ovviamente stasera non potevano essere convocati, ma che si allenano con noi e che in futuro potranno essere schierati. Questo significa appunto, come ti dicevo, che i ragazzi si stanno allenando bene, che ognuno di loro merita di giocare e ognuno di loro quando entra, fosse anche un minuto, 30 secondi, 5, dà tutto quello che ha e dà il suo apporto alla squadra, come poi è successo stasera. Io stasera veramente sono contento di tutti e 10 ragazzi, portieri compresi, anche se stasera ha giocato solo Pippo. Abbiamo due portieri che sono due portieri fortissimi e quindi guarda, sono molto contento veramente. Grazie Luca.